Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego quali sono i sintomi della cheratite erpetica nelle persone con diabete. La cheratite erpetica è un'infiammazione della cornea dell'occhio causata da un'infezione da herpes simplex virus, HSV. Nei pazienti con diabete, i sintomi della cheratite erpetica possono essere simili a quelli delle persone senza diabete. Tuttavia, il diabete può influenzare la risposta immunitaria e la guarigione delle ferite, quindi i pazienti diabetici possono essere più suscettibili a infezioni e possono richiedere particolare attenzione. Ecco i sintomi comuni della cheratite erpetica, che possono manifestarsi anche nei pazienti con diabete. Dolore o disagio oculare. Il paziente può sperimentare dolore o disagio all'interno o intorno all'occhio infetto. Visione offuscata. La visione può diventare offuscata a causa dell'infiammazione corneale. Lacrimazione e sensibilità alla luce. Gli occhi possono lacrimare e diventare sensibili alla luce, fotofobia. Arrossamento dell'occhio. L'occhio interessato può apparire arrossato e irritato. Secrezione oculare. Può esserci una secrezione oculare chiara o purulenta, a seconda della gravità dell'infezione. Visione doppia. In alcuni casi, i pazienti possono sperimentare visione doppia o alterata a causa della deformazione della superficie corneale. Nei pazienti con diabete, è importante prestare particolare attenzione ai sintomi oculi e cercare assistenza medica tempestiva se si sospetta una cheratite erpetica. Il diabete può influenzare la risposta immunitaria e la guarigione delle ferite, quindi una gestione attenta e precoce è essenziale per prevenire complicazioni gravi e garantire una rapida guarigione. Il trattamento della cheratite erpetica di solito coinvolge farmaci antivirali e, in alcuni casi, farmaci antinfiammatori. È importante consultare un oftalmologo per una diagnosi accurata e un piano di trattamento appropriato, specialmente se si è un paziente con diabete. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.